Ciao a tutti, oggi parliamo di prodotti senza zucchero. Abbiamo già visto in un altro video, a cui vi rimando, lo trovate linkato qui in alto a destra, che cosa sono gli alimenti light e in generale di cosa stiamo parlando quando parliamo di claim, cioè quindi di diciture che possiamo trovare in etichetta che declamano questa o quella proprietà di quel cibo, sia che contenga determinate cose che fanno bene o che non contenga determinate cose che fanno male o che ne contenga meno, eccetera. Ce n'è moltissime. Vi rimando a quel video e soprattutto l'articolo del sito per i dettagli, per così in modo tale che vi possiate destreggiare nella lettura delle etichette degli alimenti che acquistate. Oggi parliamo di una cosa, di uno di questi aspetti in modo più approfondito, perché comunque lo zucchero è sempre un po' sulla bocca di tutti, è il nuovo demonio dell'alimentazione, tutti sono contro lo zucchero, ormai non si trova un alimento con dentro lo zucchero neanche a piangere, e non sto scherzando. Comunque, veniamo a noi. In questo video cercheremo di capire che cosa significano i prodotti senza zucchero, quali sono i claim che possiamo trovare riguardanti lo zucchero, e in un altro video invece vedremo che cercherò di spiegare perché a mio parere questi alimenti sono assolutamente inutili, cioè i prodotti senza zucchero e anche i dolcificanti, quello magari sarà oggetto di un altro video ancora. Comunque, vediamo che cosa sono i prodotti a ridotto tenore di zucchero e senza zucchero. Un prodotto si può chiamare senza zucchero se contiene meno dello 0,5% di zuccheri, quindi se contiene meno di 0,5 grammi per 100 grammi di prodotto, per quanto riguarda gli zuccheri, allora possiamo indicare in etichetta che il prodotto è senza zucchero. Grammi, 100 grammi o 100 millilitri se si tratta di una bevanda. Quindi una bevanda senza zucchero sarà una bevanda che contiene meno di 0,5 grammi di zucchero per 100 millilitri di prodotto. Questo valore aumenta se parliamo di una bevanda o di un alimento a basso tenore di zuccheri. A basso tenore di zuccheri significa che deve contenere meno di 5 grammi di zucchero per 100 grammi di prodotto o meno di 2,5 grammi di zucchero per 100 millilitri se si tratta di una bevanda. Quindi in questo caso, se si tratta di una bevanda, i valori sono più bassi rispetto all'alimento solido. Quando si parla invece di zuccheri aggiunti, cioè troviamo sull'etichetta senza zuccheri aggiunti, significa che non sono stati aggiunti zuccheri. Questo non significa che l'alimento non contenga naturalmente zuccheri. Se ne contiene, va indicato anche che li contiene, quindi va indicato in etichetta che l'alimento contiene naturalmente degli zuccheri. Una volta si poteva indicare senza zuccheri aggiunti anche se si aggiungevano surrogati dello zucchero, tipo succo di mela concentrato. Oggi questo escamotage non si può più fare. Vedete come l'industria alimentare sfrutta sempre le leggi e anche le mode. Quindi viene fuori una moda anche giusta, lo zucchero fa male, tac, subito le aziende ci marciano e vi propongono delle schifezze che però sono senza zucchero e quindi voi le comprate. Quindi fate attenzione ai claim, andate sempre a vedere veramente dietro cosa c'è, non fermatevi all'apparenza, perché l'apparenza inganna quasi sempre. Vediamo come ultima cosa questo benedetto zucchero con che cosa lo sostituiscono, perché se io mi compro un biscotto senza zucchero, voi capite che se fosse veramente senza zucchero e quindi non sarebbe dolce, sarebbe un'assoluta schifezza. Quindi che cosa ci mettono dentro di dolce che non sia zucchero, che consenta all'azienda di scrivere che il prodotto è senza zuccheri aggiunti o che contiene meno zuccheri? Ebbene, nelle bevande si possono tranquillamente utilizzare i dolcificanti a 0 calorie, quindi aspartame, acesulfame, saccarina. Adesso da qualche anno alcuni aggiungono la stevia, che è un dolcificante naturale a 0 calorie, che però ha un piccolo retrogusto, non è facile da aggiungere agli alimenti senza alterarne il sapore, però è molto richiesta perché è naturale. Comunque, questi edulcoranti hanno proprio 0 calorie.
e quindi consentono ai produttori di produrre per esempio la Coca-Cola Zero, la Fanta Zero, quindi bibite che sono dolci, ovviamente non hanno lo stesso effetto a livello di sapore, ma sono molto simili, ci si può abituare facilmente, e quindi sono ugualmente dolci, ma non contengono zucchero, proprio zero calorie. Quindi non si possono bere con tranquillità perché i problemi sono altri, magari ne parleremo in altri video, ma comunque a livello calorico siamo a zero. Nei prodotti invece che contengono farina vengono utilizzati i polioli o polialcoli, che sono quei composti che finiscono in olo, mannitolo, eritritolo, sorbitolo, isomalto, eccetera, e che appunto vengono utilizzati perché hanno un potere calorico inferiore, che dipende un po' dal tipo di composto. Si può andare dal 30 al 50%, raramente di più, di risparmio. Di solito gli viene attribuita ai polialcoli una densità calorica di 2,4 calorie per grammo contro i 4 dello zucchero, ma comunque la cosa varia. Perché varia? Perché sostanzialmente il minore introito calorico è dovuto anche al fatto che non li assimiliamo completamente. E il livello di assimilazione varia da composto a composto. Ma comunque, insomma, c'è un risparmio calorico che non è esagerato e che non è esorbitante. Per di più, contrastato dal fatto che hanno un potere dolcificante inferiore, quindi a parità di potere dolcificante bisogna usarne di più, o altrimenti si avrà un prodotto comunque che non ha lo stesso potere dolcificante, la stessa dolcezza dello zucchero se utilizzati in uguale quantità. Quali sono i vantaggi dei polioli? I polioli hanno qualche vantaggio effettivo per i diabetici perché hanno un indice glicemico molto molto basso, alcuni zero. E quindi per i diabetici possono essere interessanti come dolcificanti e hanno un potere cariogeno molto, molto basso, quindi non provocano la carie come lo zucchero. Come vedremo nell'altro video, io non ritengo particolarmente interessante utilizzare i polioli al posto dello zucchero, quindi prodotti senza zucchero in generale e in particolare anche quindi prodotti che utilizzano i polialcoli come sostituti dello zucchero, a meno di non avere particolari problemi, cioè se uno è diabetico o se uno ha particolari problemi per cui il consumo di questi composti può essere interessante. Ok, ma per una persona sana che vuole solo mantenere il peso forma o raggiungere il peso forma, io non ritengo i prodotti senza zucchero essere dei validi alleati. Comunque di questo parleremo nell'altro video. Per il momento spero di aver fatto una panoramica abbastanza chiara delle due tipologie di dolcificanti che vengono utilizzati maggiormente, quindi quelli a zero calorie, nei prodotti senza farina, diciamo in tutte le bevande e anche in alcuni prodotti di pasticceria cremosi o a base di frutta che non contengono farina, appunto. E poi c'è tutto il mondo degli lievitati e dei prodotti che contengono farina, dove invece la fanno da padrone i polialcoli. I primi hanno zero calorie, quindi effettivamente il risparmio in termini di zucchero è molto molto alto. I secondi invece c'è solo un piccolo risparmio, che tra l'altro è variabile e quindi anche quantificarlo poi in effetti non è così semplice.